Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi degli ultimi libri fumetti che ho letto. Non sono tantissimi, però ho pensato fosse un po' più carino fare un aggiornamento più frequente, anche con meno titoli, in modo da poterne parlare in tranquillità senza la preoccupazione di tenervi qua le ore ad ascoltarmi. Se ancora non siete iscritti al canale potete farlo, trovate il bottone qua sotto e in descrizione trovate vari link attraverso cui poter sostenere quello che faccio se vi piace. Io vi ringrazio già di cuore. Partiamo con il libricino Mini Mini Mini, che fa parte della collana Microgrammi di Adelphi, ovvero Il passo di Amagi di Matsumoto Seicho. Questo è un autore di cui ho letto bene o male tutto, è un po' definito il Simenon giapponese. Lui scrive principalmente thriller, noir e alcuni libri si avvicinano di più al genere classico giallo a cui magari siamo abituati noi, e anche questa è una storia piuttosto misteriosa che riguarda in particolare un omicidio irrisolto. Il protagonista è un ragazzo che decide di, tra virgolette, scappare di casa e affrontare un sentiero che non è molto battuto, e durante questo suo viaggio, questo suo percorso, incontrerà delle persone, non dico sospette, però curiose. Non sto a dilungarmi oltre perché veramente è un libro di 50 pagine, 60, quindi insomma lo spoiler è dietro l'angolo, però è stata una lettura veramente molto piacevole, sicuramente adatto se avete già letto qualcosa di quest'autore. Non direi di partire da questo se non avete mai letto qualcosa, vi consiglierei nel caso Tokyo Express, però se già conoscete l'autore sicuramente questo potrà piacervi, oppure se siete alla ricerca di una storia molto breve, anche solo per passare, che so, un'oretta o due, una serata, insomma è molto piacevole. Devo dire che a me non è dispiaciuto affatto. Sempre a proposito di gialli giapponesi, ho letto Fragranze di morte di Yokomizu Seishi. Questo è il terzo romanzo della serie del detective Kin Daichi. Sono tutti romanzi, diciamo, autoconclusivi, però questo in ordine temporale è il terzo che è stato pubblicato qua in Italia. Inizialmente pensavo fosse un romanzo unico, in realtà è una raccolta di due storie. La particolarità di quest'autore è che tende a riprendere dei casi classici della letteratura di questo genere, come ad esempio il delitto a porte chiuse oppure il mancato riconoscimento di una vittima che potrebbe far intendere che la sua identità sia stata camuffata per un motivo ben preciso, eccetera, e li ripropone in una sua chiave giapponese, per l'appunto. Come stile a me ricorda un po' vagamente Agatha Christie. Molto carine queste due storie, però proprio perché comunque anche questo è un libro piuttosto breve, se contiamo che all'interno tiene due racconti, non c'è stato lo spazio come nei precedenti libri per fare una vera e propria indagine, per conoscere magari un aspetto diverso del nostro protagonista, il detective Kin Daichi. Non c'è molto spazio per elaborare il tutto, ecco, quindi risultano brevi, abbastanza veloci. Se vi piace però la letteratura di questo genere, sicuramente può essere interessante. Se avete già letto qualcos'altro di quest'autore, sicuramente potrà piacervi. Io la cosa che apprezzo è che spesso ci sono delle situazioni, soprattutto familiari o di dinamiche, di rapporti sociali, che non dico siano inusuali, però fanno emergere determinate criticità che molto spesso sono dovute appunto proprio al contesto giapponese. Questa è una cosa che a me affascina molto. Non si va mai in profondità, non si affronta in maniera molto psicologica i personaggi o quello che succede a loro, però c'è quell'accenno che io comunque apprezzo molto. Il personaggio poi del detective Kin Daichi, per motivi completamente diversi, mi ricorda Poirot, perché è una personalità molto sui generis, è molto bizzarro ed eccentrico, e questo suo modo forse diverso di vivere gli permette anche di vedere determinate situazioni con un occhio differente, che fa emergere appunto quei piccoli particolari che molto spesso le persone non notano. In generale è una bella lettura, devo dire. Ora che finalmente è tornato disponibile in catalogo, ho letto il Now di Brown di Dillon, un fumetto iconico per quanto riguarda la casa editrice Bow Publishing e che io ancora non avevo letto, ma è incuriosiva perché il tema, diciamo, principale di questo graphic novel è il disturbo ossessivo compulsivo. La protagonista, infatti,
infatti spesso ha dei momenti in cui confonde la sua immaginazione con la realtà e quello che immagina è molto spesso violento e piuttosto strano e bizzarro. Seguiamo la sua vita di tutti i giorni mentre inizia a lavorare in un negozio di toys e a un certo punto fa un incontro, diciamo, particolare che non dico segnerà un po' una svolta nella sua vita, però sicuramente farà emergere il fatto che non è tutto o bianco o nero, ma ci sono tante vie di mezzo. Una cosa che mi ha colpito molto di questo fumetto è il modo con cui affronta il tema della malattia, perché ti riesce a far capire i dubbi, le paure, le preoccupazioni della protagonista. Rende molto facile empatizzare con questo personaggio e affrontando comunque la vita quotidiana ti permette un po' di rivederti anche in situazioni magari differenti rispetto alla malattia. In tutto poi si unisce anche un po' la spiritualità perché si parla anche di meditazione, di buddismo. Il disturbo poi che ha la protagonista non è il classico mania per l'ordine, per l'igiene, la pulizia, eccetera, ma appunto si manifesta attraverso questi episodi che sono piuttosto inquietanti e che appunto lei si immagina nella sua testa, ma noi viviamo quasi come se fossero reali, cioè a un certo punto, che so, lei passeggia, ha questo pensiero, ma a noi viene visualizzato direttamente proprio come se si stesse concretizzando, e questo rende, secondo me, in maniera perfetta l'immagine che lei ha nella sua testa, perché è come se lo vivesse come una realtà e anche a noi appare in questo modo. Non so se sono riuscita a comprendere del tutto questo fumetto, perché secondo me in alcuni punti è un po' criptico l'autore, quindi temo di non aver colto magari proprio tutto, però il messaggio generale sì, e devo dire di averlo apprezzato. Non il miglior fumetto che abbia mai letto, però devo dire che di nuovo non mi è dispiaciuto e ho apprezzato molto la delicatezza, sensibilità e anche forza con cui viene affrontato il disturbo ossessivo-compulsivo. Quindi, se questo tema vi incuriosisce particolarmente, io vi consiglierei di darci un occhio. Sono poi uscita un po' fuori dalla mia comfort zone leggendo Dove sei mondo bello di Sally Rooney, il primo romanzo che leggo di quest'autrice, ed era passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho letto un romanzo così contemporaneo e sentimentale. Le protagoniste sono due donne più o meno della mia età, sui 30 anni. Una di queste è una scrittrice piuttosto affermata, l'altra lavora presso un'agenzia letteraria e diciamo che la differenza che viene sottolineata soprattutto all'inizio fra queste due donne riguarda appunto il lavoro. Una persona si sente, diciamo, gratificata, una certa stabilità, mentre l'altra no. Però il lavoro non è tutto, infatti questa scrittrice a un certo punto viene ricoverata per un esaurimento nervoso e per questo motivo si trasferisce in una zona piuttosto isolata dove non conosce nessuno e quindi inizia ad uscire tramite Tinder. Incontra un ragazzo con cui esce e inizia una frequentazione, ma anche la sua amica comunque si frequenta o ha un tipo di rapporto con un altro ragazzo. Diciamo che i protagonisti principali di questa storia sono appunto queste due ragazze e i loro rispettivi compagni, o comunque persone con cui si sentono, si vedono, si frequentano, anche se la scrittrice si sofferma principalmente su queste due donne, che sono amiche di lunga data e che si scambiano diverse email piuttosto lunghe che nel libro rappresentano dei veri e propri capitoli in cui parlano di svariati temi che riguardano non soltanto le loro relazioni, come si sentono rispetto ad esempio al lavoro, le aspettative, la famiglia, ma che riguardano anche il mondo in generale, cioè un po' di politica, economia, un po' di questioni, diciamo, all'ordine del giorno. È un romanzo che mi è piaciuto perché è proprio molto molto quotidiano, molto vero per certi versi, nel senso che riguarda delle persone che potrebbero benissimo essere mie amiche e persone mie conoscenti. Mi sono rivista tantissimo in alcuni discorsi, ad esempio riguardo al sentirsi più o meno un fallimento anche in relazione al lavoro che si sta facendo, la gratificazione che deriva ad esempio dall'avere una certa stabilità economica o una stabilità, diciamo, sentimentale, la paura di rimanere soli per sempre, il concetto di amicizia. E una cosa che ho notato e che forse non mi aspettavo è che c'è diversa difficoltà a comunicare. E penso che questo sia dovuto un po' a
internet alla tecnologia, che da una parte ti avvicina, ma dall'altra evidentemente ti allontana, e a volte nelle relazioni in real life c'è un po' di imbarazzo e non si sa mai quanto dire o non dire, non so, ho avuto questa percezione. Ci sono anche delle scene piuttosto esplicite ed intime che io non mi aspettavo di trovare, ma che devo dire non mi sono dispiaciute, non le ho trovate buttate lì tanto per. Mentre gli scambi di email fra le due amiche li ho trovati un po' strani, perché mi pare un po' assurdo che due persone che si conoscono da tanto tempo, che hanno vissuto assieme quando erano coinquiline, che quindi nel corso degli anni comunque hanno mantenuto viva questa amicizia, questa relazione, non si sentano come le persone, tra virgolette, normali, che so, per messaggio, con un audio su WhatsApp o quello che è, ma si scrivano queste infinite email in cui parlano sempre dei massimi sistemi dell'universo, in cui si impegnano molto, no, a raccontare che cosa pensano su determinate tematiche. Non lo so, per me è una cosa innaturale, è una cosa che non riesco a immaginare, però può anche essere. Questo ha tolto un po' di credibilità, secondo me, al libro, per quella che è la mia esperienza. Però al di là di questo è stata una lettura veramente molto piacevole, proprio perché ha un linguaggio anche molto semplice, molto diretto, e perché affronta appunto la quotidianità. È una storia che si basa appunto sulla vita di tutti i giorni di due persone che potrebbero essere me e un'altra mia amica, e basta, insomma. Non ha una trama particolarmente complessa, però rimane comunque molto piacevole, devo dire. Sono rimasta molto sorpresa, per cui non vedo l'ora di leggere altro dell'autrice. Altra lettura che mi ha sorpresa tantissimo è Miroir, dagli autori di The Promised Neverland. Si tratta di un volume unico, dalla copertina, vabbè, pazzesca, ha dei dettagli bellissimi. È un volume unico che raccoglie tre storie ispirate alla vita e alla filosofia di Gabrielle Chanel. Quando ho letto questa premessa mi aspettavo di trovare all'interno del fumetto proprio Chanel, no? Che so, da bambina, ragazzina, già da donna adulta, non so. In realtà lei proprio manca completamente, ma manca soltanto come figura, diciamo, fisica, perché in realtà lei traspare attraverso altri personaggi, traspare magari la sua fantasia, la sua personalità multisfaccettata, la sua voglia di libertà. È presente anche attraverso i prodotti iconici, no? Si vedono che sono una boccetta di profumo o il rossetto, proprio le cose più iconiche. Sono tre storie, secondo me, poi che lanciano un messaggio davvero molto bello. Ah, tra l'altro i disegni sono in bianco e nero, però c'è anche un tocco di colore, ovviamente ben dosato in alcune scene magari particolari. Ad esempio nella prima storia, se non sbaglio, viene colorato proprio il profumo. E questa l'ho trovata una cosa veramente molto interessante e di impatto. Dicevo anche che il messaggio generale comunque che emerge dal fumetto è molto positivo, che sia rincorrere i propri sogni oppure il non dipendere dal giudizio delle altre persone, ma cercare il proprio modo di esprimersi, di sentirsi a proprio agio. La storia che ad esempio mi è piaciuta di più riguarda proprio l'accettazione. C'è questo ragazzo che magari è mingherlino e non rientra nei soliti canoni di mascolinità, per cui fa fatica ad esempio a trovare dei vestiti che riescano a valorizzarlo, e viene comparato, no, ad altri suoi coetanei che invece hanno magari un fisico, un volto, una muscolatura totalmente diversi, quindi si sente diverso e da meno. Ma questo perché in generale la società tende a etichettare e categorizzare le persone, no? Quando è una cosa totalmente sbagliata e non bisognerebbe dipendere da questo. Altro pregio di questo fumetto è che alla fine c'è una bellissima intervista, anche piuttosto corposa, fra l'editor e gli autori, in cui raccontano inizialmente come si sono ispirati a questo fumetto, per fare questo fumetto. Inizialmente avevano in programma di andare in Francia, ma per via della pandemia non sono potuti andare, però si sono messi comunque in contatto con ad esempio gli atelier, gli hanno fatto fare un giro, diciamo, virtuale, no? Per conoscere un po' meglio la storia, i prodotti, eccetera, che hanno caratterizzato
Chanel, raccontano anche la tecnica utilizzata e parlano storia per storia perché hanno scelto di raccontare quella storia, qual era il messaggio che volevano comunicare, che cosa va a rappresentare magari quel personaggio, quella cosa che hanno inserito. Ed è una cosa estremamente interessante perché non sempre si ha l'opportunità di sapere così nel dettaglio qual era l'intento dell'autore. Diciamo che loro volevano con questo fumetto un po' comunicare quello che rappresenta ai giorni nostri Chanel, che cosa è rimasto e come è presente nella nostra quotidianità. E non a caso le tre storie non sono ambientate in Francia ma in Giappone. Mi incuriosiva molto questo fumetto, ma non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto. È stata veramente una bellissima sorpresa e penso possa essere un fumetto apprezzabile anche da chi magari non ha un particolare interesse verso Chanel. Lo stretto sentiero del profondo nord di Basho è il primo libro che leggo di questo autore, di cui comunque avevo sentito parlare in lungo e in largo ma non avevo mai avuto modo di approcciarmi, e questa è stata una scoperta interessante perché si tratta di una sorta di libro di viaggio, taccuino di viaggio, raccoglie proprio delle impressioni che possono essere legate al tempo, alla stagione, alla natura, ma anche ai piccoli incontri, agli imprevisti che fa appunto Basho durante uno dei suoi tanti viaggi. Quindi prende dei piccoli appunti e si presentano proprio come delle piccole storie, dei piccoli capitoli. La cosa secondo me affascinante è che da queste pagine emerge proprio un'essenza del Giappone tra virgolette molto tradizionale. Infatti secondo me è perfetto questo titolo per chi è affascinato dal Giappone nei suoi tratti, come posso dire, estetici, ma non solo, perché è affascinato proprio dal concetto di bellezza, di natura, di stagionalità, eccetera. O per certi versi da chi è affascinato anche dal concetto di spiritualità, non per forza inteso legato alla religione. È stato molto interessante perché, come vi dicevo, è stato il mio primo approccio e poi ci sono proprio degli scorci che riguardano anche delle cose per me inaspettate, perché magari una persona affrontando un viaggio oggi si soffermerebbe di più su delle cose, diciamo, spettacolari, fuori dal comune, che non riguardano la sua quotidianità o l'ambiente da cui è normalmente circondato, no? E invece qua ci si sofferma anche su cose, tra virgolette, normali o banali. E spesso la bellezza anche delle piccole cose non sta tanto nelle piccole cose, ma anche in chi guarda. E sotto questo punto di vista è stato molto interessante. Io però forse mi aspettavo qualcosa di diverso. non so ben spiegarlo. Sicuramente interessante, però leggerlo tutto in fila così non dico che risulti pesante o noioso, però manca un po' del guizzo, no? Quindi forse è più interessante da leggere poco alla volta per avere appunto qualche impressione qua e là. E anche perché appunto non c'è una storia, no? Il filo conduttore, appunto, il viaggio e l'autore. Non sono aspetti che devono esserci per forza in ogni storia, in ogni libro, però sicuramente ti accendono un po' di curiosità, no? Per andare avanti e leggere. E qui la curiosità di scoprire che cosa viene dopo, secondo me, un pochettino manca, o almeno a me è mancata. L'ultimo titolo di cui vi parlo oggi è di nuovo un fumetto a volume unico, ovvero Se-chan. Qui vediamo per protagonista una ragazza che va a letto con tutti e un ragazzo, Akun, che non prova interesse per nessuno. Nel senso che sembra proprio una persona apatica, ha una fidanzata, ma non sembra avere grande stima di lei o grande interesse nei suoi confronti. Queste sono due persone molto diverse che per questioni, diciamo, studentesche, si incontrano e non è che si piacciono, però trovano dei punti di incontro. Uno di questi, secondo me, è il fatto di essere diversi dai loro coetanei, nel senso i loro coetanei sembrano tanto preoccupati alle apparenze, a quello che sta succedendo loro intorno, perché ci troviamo in un momento in cui ci sono diverse rivolte studentesche, diversi attentati. Molte persone poi, molti dei loro coetanei poi sembrano preoccupati riguardo al fatto di apparire come delle ragazze, diciamo, per bene, avere un certo tipo di relazione,
cane piacerà ai ragazzi, eccetera, eccetera. Ad esempio, Se Chan non si è mai preoccupata di questa cosa e viene mal giudicata per questo suo comportamento, sembra molto indifferente, quando in realtà ha un tipo di sensibilità diverso da quello di altre persone. Perché se magari non prova un effettivo interesse nei confronti dei ragazzi con cui ha semplicemente un rapporto fisico e non le importa altro, ad esempio con la sua sorella minore ha un rapporto veramente molto dolce, proprio il classico rapporto da sorella maggiore. Questo aspetto della diversa, diciamo, sensibilità mi è piaciuto molto, perché appunto i protagonisti non sono i classici protagonisti e non rientrano appunto nei canoni di un certo tipo. Il rapporto poi che unirà questi due personaggi non è un rapporto sentimentale, ed è l'altra cosa che mi è piaciuta molto del fumetto, perché molto spesso fra i vari protagonisti si instaura appunto una relazione o scatta, che so, scintilla l'amore, ed è quello poi il sentimento che cambia i protagonisti o che porta avanti la storia o che fa scattare una sorta di cambiamento. In questo caso questa cosa non c'è e sono stata contenta, perché non è soltanto l'amore a far scattare questo qualcosa e non è nemmeno l'unico tipo di relazione che due esseri umani possano avere. Quindi sono stata sorpresa anche da questo elemento. Il loro incontro alla fine è una semplice conoscenza che li farà sentire forse un po' più capiti e accettati, che li protegge appunto dalle cattiverie del mondo in generale, come vi dicevo, i vari attentati e così via. È un fumetto che però non è riuscito proprio a conquistarmi, perché non entra molto in profondità, non analizza in maniera appunto profonda e intima i due protagonisti, quindi abbiamo una conoscenza molto superficiale, anche il loro rapporto che si instaura lo vediamo in maniera molto superficiale, forse anche faticoso per questo motivo capirlo pienamente. Anche lo sfondo che abbiamo, ovvero delle rivolte studentesche, è un aspetto che rimane appunto molto in sottofondo e che non viene mai approfondito, quindi secondo me manca appunto questa profondità, una sorta di, non dico comprensione, ma qualcosa che faccia sentire il lettore connesso a questa storia, collegato. Non è molto facile e immediato magari rivedersi nei personaggi o nel fumetto e provare determinate emozioni. È una storia comunque drammatica che però secondo me rimane un po' in superficie. Sarebbe stato bello secondo me entrare un po' più nel vivo anche solo dei sentimenti dei personaggi, presi anche singolarmente, no? Conoscerli un po' meglio, oppure approfondire la loro conoscenza o il background. Peccato, perché se ci fossero stati magari questi elementi, secondo me sarebbe stato un fumetto decisamente più incisivo e intenso. Già vedendo così la copertina e i disegni un po' carini ma malinconici, mi aspettavo una storia appunto drammatica, però è una di quelle storie che ti lascia un po', secondo me, triste, un po' malinconico, non che ti strazia completamente. Questi erano quindi tutti i titoli letti ultimamente. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno di questi libri o fumetti, nel caso che cosa ne avete pensato. E nulla, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!